Io darei la parola adesso ad Aldo Pecora. Aldo, volevo chiedere ad Aldo, che ho presentato prima, ok. Questo fa molto gli esbiferi. Non sono abbronzato, nonostante sia calafricato, insomma. Grazie. Sicuramente avrebbe avuto bisogno non di un solo De Magistris, ma di tanti altri, come di tanti altri Nicola Gratteri o Salvatore Boemi, tanto per citare altri magistrati. Il problema è vedere quanti calabresi abbiano capito quello che De Magistris ha fatto per la nostra terra. E comunque anche in Italia, perché si è andata ad inserire in un post abbastanza pieno, diciamo, di tanti credenti, tanti insaccati, insomma. Piano piano, partendo dal basso, da una regione che tutti pensavano che l'unico problema fosse quello dell''Ndrangheta, ha incominciato a tagliare a fette con il bisturi un'intera realtà criminale mista non di mafia ma di malaffare, di malapolitica. Quindi alla fine bisogna vedere quanto sia rimasto del suo lavoro di inchiesta anche a livello prettamente, diciamo, di cronistoria della Calabria. Noi ci sentiamo. Io penso che qualcosa è rimasto sicuramente dentro la società civile, perché posso? Perché dopo i fatti di Catanzaro, così sono basati all'onore della cronaca, e dopo comunque anche altri fatti come l'omicidio Fortugno, comunque adesso di Calabria se ne parla ormai, diciamo, a livello internazionale. Quindi c'è una coscientizzazione. Ci sono molti meno, diciamo, predicatori e molte più persone che invece anche quando vanno al supermercato parlano di questi fatti. Ecco, dove percepite questo cambiamento? Solo tra i giovani o anche è facile vederlo anche tra chi è un po' più avanti nell'età? Perché insomma, no, vabbè. Credo che quando per il caso dei Magistris sono scesi in piazza anche persone che in altri tempi non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Assolutamente, anche perché io ho potuto stare con mano, ha fatto una cosa abbastanza provocatoria. Non so quanti di voi conoscano la cavalleria rusticana. A Catanzaro, proprio lì dove De Magistris si trovava ad operare, quest'estate, poco dopo il suo trasferimento, è stata organizzata una cosa abbastanza, diciamo, nuova, cioè una ragazza con tre lauree, plurilaureata e con un cervello quanto un grattacielo, ha voluto parlare dei giovani di Mascagni e Berga e dei giovani calabresi, dei giovani di Locri. Quindi ha organizzato, vedete, una volta quando si facevano le opere liriche, si faceva prima l'opera e poi si parlava dell'opera, si faceva, insomma. Infatti Cavalleria Rusticana, essendo breve, la accorpavano spesso ai pagliacci. Sì. Noi abbiamo fatto i pagliacci prima, nel senso che abbiamo parlato, abbiamo fatto un dibattito su quello che è cambiato tra i giovani di Mascagni e Berga, insomma, di come si può ammazzare, il delitto d'onore, la società chiusa e robe varie. Siamo arrivati a parlare dei giovani nostri. Io ho paragonato, lì, lo ripeto, a Borgia nello specifico, c'era una platea di tante persone in giacca e cravatta, tanti bei massoni, trasversalmente parlando, De Magistris molti di loro li conosceva bene, che magari gioivano del fatto che De Magistris si trovasse lì. E quando ho sentito Giallo Pecora, dicevo, oddio, questo è che già mi conoscevano. E poi io ci ho messo proprio il colpo da 90 e gli ho paragonato De Magistris al protagonista della Cavalleria Rusticana, che finiva ammazzato per delitto d'onore, e ho paragonato il suo aguzzino non tanto alla Calabria quanto alla, purtroppo, perché adesso lo piangiamo, all'età di Cemastella, l'ex ministro della giustizia, no? Apri di cielo a Catanzaro, urla, fischi, vattene, roba del genere. Quindi
la gente, quello è lo specchio della Calabria. Cosa è successo? Che erano 4-5 persone, non di più, che urlavano, blateravano, via, vai via, torna da dove sei venuto, per i fatti miei, no, no, una cosa nuova sapere ogni tanto. Le persone, la maggior parte, altre 600 persone, stavano zitte. Anche io ho smesso di fare il mio intervento, me ne sono andato, ho detto vabbè, allora rinuncio, arrivederci e grazie. Visto che vi meritate, insomma, vi meritate questo, non parlo, arrivederci. 30 secondi di intervento e me ne parlo. Mentre me ne andavo, le persone, sapete quando si fanno le condoglianze ai funerali, venivano piano piano a stringere, no bravo, noi siamo con te, siamo con voi, noi vi stiamo, perché non l'avete detto agli altri? Perché la Bolgia non si è ribellata su quei 4-5 cretini che stavano facendo in modo che io e altre persone non potessimo parlare? In Calabria appena nomini la parola massoneria, apriti cielo. E quindi quello è lo specchio della società, cioè la gente voleva sentire parlare di determinate cose, però non aveva il coraggio di manifestarlo al resto della gente che era lì. Quindi io penso che qualcosa è cambiato, sicuramente non tra gli adulti. Io voglio essere sincero, nella mia terra poco confido nella generazione, insomma, anche degli ex sessantottini che sono rimasti radicali, insomma, per loro non esiste il fatto che una persona, so perché politicamente la questione morale l'ha studiata quasi a scuola e Marx se lo mette sotto il cuscino, non esiste per loro il malaffare. Purtroppo De Magistris ha dimostrato che anche per loro esiste il malaffare, quindi non ci vai a ragionare. I giovani invece ho molta fiducia, molta fiducia soprattutto dei più piccoli. Io sono un universitario, 22 anni, vedo ragazzi di 15 anni, 16 anni che studiavano le carte di Why Not, le carte di Toghe Lucane, cioè di Poseidone, di tutte le indagini dei magistri, se conoscevano fatti, nomi, persone, circostanze, date. Quindi dico che qualcosa sicuramente è rimasto, in un certo qual modo questa esperienza di De Magistris è servita. Servita perché ci ha fatto capire e comprendere delle cose che altrimenti noi sicuramente non avremmo compreso, perché se non ci fosse stato comunque l'aspetto eclatante con il suo trasferimento non avremmo effettivamente capito la gravità dei fatti e davvero il grado di peso della cancrena che lui aveva cercato di recidere da questo corpo che ormai è in metastasi. Lui ha detto che ancora non è in metastasi, quindi io penso che siamo già in metastasi. In 3 minuti, adesso che non voglio dire siete rimasti soli, perché insomma avete avuto sempre una grande forza, siete stati voi poi a dare insomma una mano, diciamo così, tra virgolette, anche al giudice. La vostra presenza era fondamentale forse anche per molte sue battaglie, per il suo impegno, ecco. Però adesso che cosa farete in 3 minuti, in 2 minuti? Allora, sono i programmi? No, i programmi veramente non vorrei evadere la domanda, perché altrimenti poi legalità, memoria e consapevolezza. Quello che c'è da fare, non vorrei parlare soltanto della Calabria, io voglio un attimo provare a sprovincializzare il discorso e vedo quello che sta succedendo in Italia. È inutile pensare che oggi ci possa essere un movimento antimafia o anticamorra o anti-ndrangheta, anche perché la mala camorra, l'andrangheta sta solamente senza cercare di, senza andare a vedere se questi sono tanto forti, chi è che effettivamente è debole. Allora, il primo a essere debole o latitante in questo caso è la politica. Quindi io penso che c'è tanta mala politica in Italia, poi dicono che noi siamo l'antipolitica e il problema non è, non possono criminalizzare gli effetti senza andare a chiedersi quali sono le cause di quegli effetti. Ci sono i vari D'Alema, Berlusconi, che sono d'accordo in questo, che dicono che chi chiede legalità, etica pubblica nella gestione della politica è antipolitica. Allora siamo tutti terroristi, io, Salvatore Borsellino, Sonia Alfano, Rosanna Scopelliti, Serenetta Monti, qua, e tutti gli altri, siamo tutti dei terroristi. E io penso invece che bisognerebbe parlare di altre cose. Loro cercano di sminuire, diciamo, la gravità dei fatti andando a scadere anche nel pettegolezzo. Questo è un trucco che stanno utilizzando sempre, non riescono a farci capire a livello di informazione come si possono separare i fatti dalle opinioni. Lì dovrebbe essere il nostro ruolo, lì noi come movimento stiamo cercando, ormai di fatto non siamo più un movimento antimafia ma siamo diventati un sindacato dei diritti, siamo diventati, nel senso che tanta gente comunque ci avvicina per chiederci sostegno, anche a soltanto ad avere l'assistenza prima, che può essere un piccolo dialogo. Tante persone che si vedono sbattute